Marek e Villa ieri non erano tra i qualificati, vale a dire erano 32esimo e 33esimo, anzi 34esimo, come abbiamo detto sarebbe Max Vercelli, che però ha 0 punti perché ha avuto un brutto incidente proprio in partenza della sua. Ricordo ancora che non basta vincere la propria manche, chiamiamola manche così diventa più semplice per tutti, non basta vincere la propria manche per ottenere dei punti, bisogna cercare di ottenere il miglior tempo sui 5 giri. Questa è la discriminante per salire in classifica. Eccolo. Joker Lamp, il che significa che loro l'hanno esaurito, da adesso possono girare sulla pista principale, mentre invece toccherà ancora a Villa, che in questo momento è in testa, andare a Joker prima della fine, quando vuole lui. Sta ovviamente adesso a chi è in seconda e terza posizione di cercare di girare il più velocemente possibile per cercare di essere a non più di 3 secondi di distacco dal primo, che va già subito, quindi abbiamo immediatamente il ritorno. Però vedete che Villa mantiene la prima posizione, quindi Villa, Marek e Cicchi, e questa è la situazione. Da adesso gara normale, esauriti i Joker Rapper, tutti e tre i piloti si gira sulla pista centrale. Lui la palla l'ha staccata e tenta Marek immediatamente di attaccarlo, adesso recuperando, quindi gara vicinissima per i tre, che potrebbe andare così fino al termine. Noi ci auguriamo di vedere 46 sorpassi a sola prima del termine, ma è ovvio che a meno di errori di qualcuno. Già Bandiera a scacchi nelle mani di Roby Gambaro, pronto al pentolare e a chiudere questa prima chiusa di giornata. Le prossime saranno a 5 piloti. In pista per questa Q2, quindi 3 adesso e poi 6 manche da 5 piloti campionati. Mano a mano andremo a vedere Villa, la porta a casa benissimo e quindi si qualifica con un tempo di 3:20. Sempre il caso, avremo perso l'altro 5. Andiamo a vedere Villa Rolo in seconda con le... allora perché siamo solo in 4 in pista, anziché 5, e abbiamo visto che ieri è partito molto bene, Villa Rolo ha cercato immediatamente di contrastarlo. Poi Le Canà in terza posizione. Primo passaggio, abbiamo già avuto un Joker Rap giocato, Ianieri, Villa Rolo, Le Canà, qui deve alzare un po' il piede in ogni caso Le Canà, ma non ce n'era neanche bisogno perché era già in anticipo. Interessante l'uscita dal gioco quando i due sono veramente impiccati e magari ci si gioca la vittoria, quindi fondamentale. Adesso i primi due con un Villa Rolo che è riuscito a passare Ianiere, che quindi è in prima posizione, la vecchia volpe scatenato oggi perché vuole tentare in tutti i modi
di recuperare il tempo perso ieri, quindi pochi punti. Eccolo qui, Salvatore arriva lungo. Salvatore di nuovo deve andare a giocare. Nel frattempo ieri mantiene la seconda posizione, non sono riusciti a contrattaccare, a recuperargli il tempo, Giopp e Le Canali. Tempo non malvagio quello di Gideloro, 46.755. Siamo all'ultima tornata, quindi ho adesso mai più. È chiaro che adesso Salvatore, la vecchia volta qual è, dovrà andare velocissimo a farsi il Joker Lab, eccolo qua questa volta, arriva e attenzione a lui. Preso. No, non ci credo. Si sono incastrati uno sopra l'altro. E forse una leggera incertezza di Vigliarolo, fatto sta che va ad aggrapparsi con le ruote. Fine, Vigliarolo esce. Non è un weekend fortunato per il Salvatore. Ieri abbiamo visto quello che è successo. Oggi era qui a mezzo giro dalla fine. E chi ne approfitta? Ne approfitta Giopp con un Grieco. Tavolini tutti in pista, Cattaldo che mi va a fare il Joker, quindi è lì ed è uscito molto bene perché è vicinissimo agli altri quattro, quindi ottima scelta per lui. Attendiamo lì al primo passaggio per renderci conto dei distacchi e di chi andrà a giocarsi. Nicolo Grieco davanti. Cattaldo tutto sommato ha il riferimento per cercare di avvicinarsi sensibilmente sia a Savoini che a Pedicini. Davanti però Nicolò Grieco già in buona forma ieri. Nonostante fosse stato coinvolto proprio nella carambola che ha portato alle conseguenze di Maxwell Celeman e poi è riuscito a ripartire. 45 del corso, gran tempo, 45. Va il Joker Lamp, ne approfitta Cattaldo che si recupera la quarta posizione. Cattaldo in quarta, eccolo qua, finalmente abbiamo visto che cosa può succedere e cosa può portare un Joker Lamp ben giocato. Adesso cerca di mantenere il contatto sempre più vicino a Cattaldo, a Pedicini, per vedere di fare lo stesso lavoro e di andare fuori in terza posizione. Davanti Nick Grieco. Perfettamente la scelta del Joker Lamp al primo giro quando era proprio appiccicato agli altri e è riuscito a portarsi a casa la terza posizione. Adesso però i primi due hanno allungato talmente che, ma poi hanno già anche fatto il Joker Lamp, quindi fine di gioco,
era l'ultima tornata, quindi Nick Grieco, grande la prova, tre Rocco, eccoli qua, Bacciaga dietro, col 6:20, Brizio davanti. Quell'attacco, seconda posizione, molto bello. E intanto però dietro, grazie al contrasto tra il secondo e il terzo, ne hanno approfittato in fondo uno dei due Bacciaga, in rosso e nero. Poi ci vedremo. Volta e volta, non passa ancora, stanno allungando leggermente i primi tre, bisogna andare al recupero. Sto parlando per i due ultimi che hanno già fatto il loro gioco all'erto, quindi andiamo a vederli con Brizio davanti che sta vincendo il tutto. Brizio Pirozzo in seconda posizione, con Bacciaga. Bacciaga si è riuscito a problemi a questo punto per Berté. Berté che non ci siamo, per lui la gara diventa molto insalita. No, non è mio. Brizio Pirozzo si tira mani. Bella la colorazione di Pirozzo in blu metallizzato scuro. Vediamo se Bacciaga non riesce a recuperare, era troppo ormai il distacco. Quindi davanti Brizio Pirozzo, assolutamente non poi tira mani Bacciaga, più attardata per te, perché mai difficile. L'ultimo giro così come gli altri ovviamente e va quindi alla Joker Lap. Basta, tira mani, si recupera la seconda posizione su Pirozzo. Avete visto che Pirozzo uno l'uscita leggermente più difficoltosa dal Joker Lab, secondo, se sono appaiati, chi è dietro deve per forza alzare il piede da regolamento. Ieri abbiamo visto una bellissima mossa tra Gallo e Zoffetti. Intanto però Brizio, che ci siano Joker Lab in rallycross, poi Pellicone, Landrini e Silvestri, occhio che Silvestri con quell'affare arancio ne sa un tot, davanti col 6-0. Landrini si prende la prima posizione davanti a Silvestri, gli altri tre sono già andati con Bertoletti, Pellicone e Gallotta. Sono già andati a giocare, quindi qua bisogna spingere per cercare di andare a riprendere i primi due e giocarsela fino alla fine. Quindi Landrini, Silvestri nelle prime due posizioni, ma dietro tre volponi come Bertoletti, Pellicone, Gallotta. Tre che ne stanno un tot. Bertoletti, grande spolvero. Bertoletti piuttosto vicino già a Silvestri, si porta dietro un Pellicone scatenato. Capelli sugli occhi, il Pellicone non si vede quasi più, quindi sta andando giù come un matto. Finalmente, e rivediamo in pista, finalmente anche lui
approdato al rallycross, cosa che dovrebbero fare tutti i piloti, perché si può correre anche in autocross. Andiamo a vedere il margine. Due ruote. Siamo sui 3 secondi, Bertoletti a 3 secondi da Silvestri, quindi è lì, è da giocare. Se fanno un giro micidiale, i tre in fondo possono andare a giocarsi qualcosa. Siamo all'ultimo giro, adesso i primi due devono andare a giocare a rete, qui bisogna essere vicini, qui bisogna attaccare alla brutta. Eccoli qua, Landrini, Silvestri vanno a giocare. Assolutamente. Grande la tattica per Landrini e Silvestri, che sono riusciti nei due ultimi giri a spingere il più possibile a mantenere quel margine. Interessante anche vedere il tempo totale per il momento, un migliore, un 3.12. Un 3.12 se non erro di Nick Grieco fino adesso. Andiamo a vedere come mi chiude Landrini, 3.15. Andiamo a vedere qui. C'è Vicario in verde che mi sta a tirare dritto qui. Nicola Giacomotti insieme a Pizzi sono a muro, quindi per i tre là davanti, quindi Vicario Fontana e Michi Bordolini dovrebbe essere gara assolutamente tranquilla. Diciamo che il più svantaggiato in questo momento però è Vicario, in verde, davanti, perché? Perché all'ultimo è riuscito ad entrare in pista normalmente, però gli altri due sono già andati a fare il gioco e quindi... Michi Formolini ha perso un po' di terreno. Mauro Vicario davanti a Fontana e Formolini. Ah, addirittura notizia fresca fresca dal Nicolò qui al mio fianco, motore fresco fresco di nottata e anche di giornata da parte di Mauro Vicario, che tenta di andare all'interno. Che sta riprendendo un po' di margine, aveva perso nel primo giro parecchio il giovane di Livigno. Eccoli, non riesce Mauro Vicario ad allungare quel tanto da potersi mettere in tranquillità con Fontana e Formolini. Eccolo che adesso lui va al gioco al lap e ovviamente Fontana in al salto ad arrivare insieme praticamente prima davanti secondo Vicario, Vicario secondo. Tanta esperienza da fare, mamma mia, come ha tagliato. Ovviamente giovanissimo i nemici Formolini, ma gran piede, diciamo piede di famiglia, via! Mettiamo la bandiera a scacchi! Con Fontana davanti poi avremo da recuperare l'impiastro dei due carte lì sulla sinistra e Fontana!
Giorgetti, Gallo, Di Pietro, Firenze! Di Pietro va subito al Joker! Grande Di Pietro ad andare al Joker, di trovare dietro a Michael Giacomozzi, staccato di neanche un secondo, e lui andrà esaurito il Joker. Quando però guarda, probabilmente la marcia, perché ha perso un sacco, il doppio di spazio che aveva da Michael Giacomozzi. Michael Giacomozzi, di qua, terrificante di queste giornate e mezza. Abbiamo visto dei tempi da incubo. Michael Giacomozzi, tra l'altro, ha un record assoluto della pista di Maggiora nella versione Rallycross. Passetti! È tutta da vedere, due così, qui ci sono veramente in questo momento, e i tempi lo dicono, non lo so a dire io, così, a livello personale, i tempi di ieri lo dicono, per quello visto ieri, i cinque più forti, perché sono quelli che hanno tenuto i migliori tempi, addirittura Michael Giacomozzi 3-0-8-1-4-5, da paura. Giorgetti ci crede, Michael Giacomozzi va direttamente con la posizione dietro. In seconda posizione, e adesso Gallo in casa di Michael, proprio vicino, vicino, vicino. Ora Giorgetti deve darsi da fare, perché Gabriel di Pietro è lì dietro, Michael Giacomozzi alle spalle, e lui in terza posizione va subito attaccato, Marcello Gallo. Wow, che gara, sapevamo che questa era torta, questa è bella 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 torta. Adesso però deve andare al Joker, deve andare al Joker Giorgetti. Gabriele va al Joker, vediamo Gabriel di Pietro. Mamma mia, e qui non è una garetta qualunque, dietro c'è gente come Giorgetti, Michael Giacomozzi, Marcello Gallo e Simone Firenze, il top, il top. Wow, questa veramente super tosta come match. Vediamo poi anche il tempo, perché Gabriel sta per vedere la bandiera a scacchi, dietro c'è un arrivo in volata, Giorgetti, Michael Giacomozzi, Gabriel di Pietro! E poi Giorgetti, Giacomozzi, sì! Gara attaccato, 5-9! Andiamo a vedere i non classificati della Q2, andiamo a vedere subito, abbiamo Vignarolo! Ha deciso immediatamente di andare alla Joker Lab per togliersi il fastidio. Davanti la vecchia Volpe, poi se non andiamo avanti Iannieri che prende la seconda posizione, ma alle spalle c'è già un Pizzi scatenato che assolutamente vuole andare a recuperare le posizioni perse, così come Salvatore di Pierro. Di Pierro, ma Pizzi è avvantaggiato, se vogliamo, perché si è già portato a casa il Joker ed è lì appiccicato a Iannieri, poco lontano da Vignarolo. Quindi qua la vecchia Volpe deve scappare se vuole mantenere la prima posizione e sperare, tra l'altro, che Iannieri riesca a tenere Pizzi alle sue spalle, perché ci sembra scatenatissimo il numero 6,60. Pizzi. Eccolo qui il Salvatore, guarda, Iannieri va al Joker.
Vivo per cercare di essere il più vicino possibile con Salvatore Vigliarolo, che all'ultima tornata dovrà andare a farsi il Joker Lap. E se non ha almeno 3 secondi e mezzo, barra 4 di margine, diventa impegnativissimo. Portarla a casa adesso Salvatore, arriverà all'ultima tornata, quindi sarà costretto a fare il Joker. Pizzi lì, quindi difficilissimo il compito di Salvatore Vigliarolo. Andiamo a vederlo. Anche un alzato, in prima posizione, Sacha, la sua tattica di andare subito al primo passaggio al Joker Lab, che tutto gli ha permesso di trovarsi in ottima posizione quando è toccato a Salvatore Vigliarolo. Aio! Ianieri si va a sparare un numero sul terrapieno interno della numero 4, ma la bandiera scacca è pronta nelle mani di Roby Gambaro e mi va a sventolare Pizzi! Il punch out c'è Nicolas Giacobotti col 6.39. Sono riuscito a vedere tutti, perché qui poi qualcuno è segnato sulla griglia, non prende il via, quindi Nicola Giacobotti lo si vede con il 6.39 in prima posizione, assolutamente bisogna di recuperare, è indietrissimo, poi anche col 6.37 è Bossetti. Gli ultimi due non li ho ancora visti, sai? Penso che ci sia per te. Non c'è possibile, come mai? Avevo letto 6.37, allora proprio sono... Allora andiamoli a vedere, perché... Ah, 6.37, perfetto, di finire il canale. Ho concluso 6.37 con 6.17, dato che mi vengono a fatica in lontananza. In effetti, giusto, Bossetti aveva rotto il motore, purtroppo, e quindi Giacobotti davanti, poi Bertè con 6.17, Pedicini 6.40, Simone Pedicini e Lecanà con il 7.21. Nicola Giacobotti ormai è lontanissimo. Così come ci va le canà. Tentare in tutti i modi di avvicinarsi a Bertè. Mentre davanti, con pensiero a parte, dicono Giacobotti, che ha già girato in 46.0, ma pensiamo che scenderà ancora. Va all'inizio dell'ultimo giro, quindi adesso sì che andrà anche lui al Super Lap. Giacobotti, 45.0. Oh, si va a diciamo che Simone Pedicini poteva trovarsi lì davanti. Simone in seconda posizione. Dopo 26 anni di attesa, ha scritto su Facebook, mi ha detto mi sa che dovrei di nuovo pronunciare il mio nome, e la cosa che fa enormemente piacere. 6 anni dal 2012 non era più un po' in pista Simone Pedicini, e rientra adesso con questa bella Q3 nella quale va a recuperare una bella seconda posizione. Davanti Nicola Giacobotti. Questa è andata, quindi teniamoci. Marek! È già andato Savorini per il primo dei tre.
insieme a Villa. Il primo dei tre su 5 giri, Villa, Joker. Poi il resto davanti con Marek. Marek, poi Andrea Pedicini. E poi va a fare autocross perché non prende più asfalto, ma va bene. Villa che ne approfitta perché dice tanto Savoini continua a farsi dei Joker Lab, io passo, e intanto Villa guadagna due posizioni dalla quinta alla terza e ha già fatto Joker, Otto, Ambrosio. Ma là davanti la battaglia è serratissima perché Marek, l'unico straniero della Repubblica Ceca nei cast insieme ad Andrea Pedicini, e che staccatono, ma questa volta a questo punto l'ultimo giro Savoini dovrà ancora farne uno, mi pare che ne abbia fatti due di Joker Lab. Due ne fa? Ah, ok. Io pensavo fosse ad oltranza, cioè se continui a partire, continui a fare il Joker Lab. A maggio sei ancora qui che fai il Joker Lab. Ultima tornata! Via così Andrea Pedicini! Vai! Grande mossa! Ultimo giro fantastico dell'Andrea! 47.5, è riuscito a stare davanti a tutti gli altri e ha un personal best di 47.125, quindi arrivo tutto tirato con Pedicini davanti, Marek secondo, Villa terzo, poi Gioppo, giusto, e Savoini che si è sparato un po' di Joker Lab, tanto per gradire che se la porta a casa, e quindi Andrea! Esperta come Pellicone Vacciaga per i kart, gente super esperta in generale per il cross come Alex Gallotta, poi Castaldo e Pirocco, invece un filino meno su Pirocco, tanto c'è un paio d'anni che lo vediamo qua, andiamo a vederli come... Muro Gallo! Toccata tra... rimesso una posizione, Vacciaga è andato addirittura a battere nelle barriere sul rettilineo, ma ne ha approfittato essendo ultimo per far cambiare a farsi il Joker Lab, così lui se l'è già tolto di mezzo. Davanti Pirocco, Pirocco con Pellicone alle sue spalle, Castaldo in terza, quindi Alex Gallotta in quarta e un Riccardo Vacciaga che però si è già sparato il Joker. Pirocco, Pellicone, Castaldo, conoscendo lo stile di guida di Alex Gallotta notiamo come quando entra nel curvone dopo il rettilineo lo vedo che si ritrova spiazzato dalla leggerezza dell'avantreno. Dopo vedrò di andare a sentire un attimo al paddock le sensazioni. Abituato ad un 4x4 da 500 cavalli, è chiaro che qui è diverso, è tutta una guida molto più morbida, molto più di precisione. Non che un proto vada guidato con i piedi,
con Bazzaga va a portarsi via una posizione, adesso attende che sarà poi anche Alex Gallotta ad andare al Joker Re per portarne a casa un'altra. I primi due bisogna vedere se avranno un bel margine o no. E siamo all'ultimo, quindi a questo punto i primi tre devono andare per forza tutti e tre al Joker. E attenzione a Bazzaga, il rosso, che cosa porta a casa. Riesce a recuperare quale Gallotta, Gallotta riesce a stare davanti a Castaldo, quindi situazione durante l'ultimo giro. Pirocco, Pellicone, Bazzaga, Alex Gallotta e Castaldo. Già pronti i prossimi? E vi diremo tra breve chi sono, ma prima andiamo a chiudere vedendo Pirocco, Pirocco davanti a Pellicone. E andiamo a vedere questa partenza, Vicario di Lago, Formolini, Silvestri in mezzo. Vicario. Michi Formolini, mentre Tiramani e Bertoletti sono andati a farsi il Joker Death. Allora i primi tre adesso giù a manetta a scappare, altrimenti vi prendono e ve ne combinano di tutti. Porco, Castaldo è intitolato al papo. Licenza che mi sono preso io, sono a bella, non è che c'è scritto sotto Oliviero Formolini al salto. Io ho deciso che ha perso la ruota, ha perso la ruota. Dopo una gara in notturna di... Ha perso la ruota Formolini. Perché non l'ho visto, mannaggia, io ho visto un passaggio spaventoso, infatti vedo che il povero Michi sta lavorando tanto di braccia, ma non può fare niente con la testa, addirittura senza gomma, praticamente cerchione, che sfiga per il giovane. L'ho visto subito in rettilineo, andava di traverso tre ruote in rettilineo, andava di traverso, è già tanto che porti a casa, deve addirittura avvisarlo di andare un po' più piano perché c'è il rischio per la sua sessione. Guarda come sta girando. Sì, è veramente grigia, povero Michi. Tre ruote buone, la posteriore dentro, totalmente a terra, c'è solo il cerchione che gira. Allora, Mauro Vicario, Silvestri, ancora lì però, Tiramani, Bertoletti e il Michi Formolini. Ultimo giro. Maurus andrà a farsi il Joker. Get down. Ma non è detto, anche Bertoletti porta a casa il terzo. Dominatore della prima Q di ieri. Oh, però si è rimessa a posto adesso la ruota. Invece è costretto ad un 4-8, a meno che non ci siano sconvolgimenti pensabili in una volta. Bertoletti un po' in crisi, Bertoletti molto in crisi, chiede totalmente la traiettoria esterna e quindi per Silvestri non male portarla a casa. Mauro Vicario, non lo dico, non lo faccio. Firenze, Fontana, Brescia, Firenze davanti, due che sono andati al
al Joker dovrebbero essere Bodotti e forse Landrini. Tu che mi dici? Bodotti e Landrini? Chiude che aprirsi il bianco, sì, Bodotti e Landrini. Dobbiamo riconoscerli più che altro dalle livree, perché i numeri sono difficilini da vedere. Comunque, la prima sì. Firenze! Fabrizio ad andare a giocare, ha un problema per Landrini. Problema per Landrini. Il problema è anche grosso perché si sta armando a tre. Aia. La prossima è tremenda, te lo dico subito. La prossima ci sono cinque che picchiano da paura. Quindi l'Andrini fuori, peccato, abbiamo fatto tutto bene fino allora. L'ultimo passaggio. Simone Firenze va al Joker. Però il certo è lontano. Quindi la classifica momentanea almeno ci presenta un Simone Firenze in grande polvere al rientro. Il Diablo davanti con un Fontana sempre tra i migliori in tutte le gare, quindi onore a lui, magari senza un guizzo pazzesco ma sempre lì, sempre presente. E il Diablo intanto va a chiudere, poi Grieco e Michael Giacomotti subito. Michael Giacomotti distrutto. Carlo va subito a fare il Joker. Michael Giacomotti con Gabriel Di Pietro invece in fuga, tentando il massimo possibile per allungare sui tre alle loro spalle che già hanno ultimato. Problema per Carlo. Problema per Marcello Gallo, marcia non entrata probabilmente. Sì. Abbiamo visto cedere in uscita dalla curva 3 poi riprendersi, quindi marcia che non è entrata. Ne ha approfittato subito Nick Grieco. Niccolò Grieco che è in terza posizione, adesso sparerà tutte le sue cartucce. Qui Michael e Gabriel. Tenere questo distacco o addirittura da accorciarlo, potrebbe anche lottare da qui alla fine per vincere la questa sul 3, perché a 3 secondi e 6 da Giacomotti. No, Di Pietro, Di Pietro. Altra vettura che si è fermata momentaneamente per poi riprendersi. Niente di tutto ciò per 44-6-4-5. Sa che si viene a dormire anche di notte Michael, visto com'è casa sua. Al record della pista assoluto continua tutte le manche a fare tempi spaventosi.
dietro, problemini, l'abbiamo di nuovo visto in uscita della Burma 4. Intanto qui ci sarà il Joker perché Michael è all'ultima tornata. Anche Gabriel Di Pietro. Ecco Carlo Di Pietro, riesce a portare a casa appena la quarta posizione. Niente da fare per Michael Giacobotti, saluti e baci, manda delle cartoline agli altri come al solito, ma dietro Battaglione, Nick Grieco, Gallo, poi Gabriel Di Pietro, Zoffetti, Gabriele Zoffetti, questa volta leggermente forse la tattica del Joker Lab non ha pagato alla grande, Michael Giacobotti invece, sempre lì, sempre su. L'Andrini chiamo un tedesco, ma overflow buffer vuol dire è overflow, dovremmo avere adesso in pista Iannieri, Savoini, Giove Bertesi, adesso funziona dai quattro che vedo schierato, devo cambiare la memoria, controlleremo appena partiti, ma ho ancora 4 ore e mezza di registrazione, boh, coincida. Vai a capire. Abbiamo già avuto qui alcune defezioni, in posto detti lo sapevamo che non poteva prendere il via. Buona la partenza, andiamo a vedere. Questa volta non più partenza falsa, quindi con il doppio Joker Lamp per Savoini, questa volta ha fatto tesoro. Giocarsi la terza con Savoini, Savoini no, resiste in terza, quindi davanti per te, poi Iannieri, quindi Savoini e Diop. Sempre vicinissimi i primi due. Ancora Iannieri, però non è più Iannieri per te, poi Savoini e il topo che hanno già passato il super lap. Eccoli qui, Iannieri. Passa, passato, ci arriverà proprio lì, chiudissimo, però rimane in testa. Quindi Iannieri davanti a Bertè per un niente, Savoini lì attaccato, ora Bertè tenta all'esterno, va all'incrocio della traiettoria, prende anche il terrazzino, non ce la fa passare, arrivano al secondo salto in gruppo praticamente a tre, però sarà difficile proprio puntarla nell'ultima mezza curva, ci prova ancora per te, va sull'esterno, va addirittura a toccare il muretto e cerca in qualche modo, niente, Iannieri!
Ancora con il 6-68 per Tonetti. Mentre Villa ha già completato il Joker Lab, gli altri sono ancora in gruppo, quindi la possibilità di riavvicinarsi immediatamente, di andare a giocarsi non l'ultima posizione com'è in questo momento, ma qualcosa di meglio c'è per Villa. Bisogna riuscire a tenerla, quindi Villa, Castaldo, Marek, Simone Pedicini e Bertoletti. Marek in bianco, Villa in ultima posizione in nero arancio, Pedicini in verde, Castaldo in blu. E davanti Bertoletti. Torna nella Repubblica Ceca, Marek va a fare il Joker Lab e qui Villa riesce a recuperare una posizione. Ora va a caccia di Pedicini che si allarga molto alla curva 3, ma la prende tutto sull'esterno per avere più aderenze e scarico. Davanti sempre Bertoletti, davanti a Castaldo. Bertoletti, Castaldo, poi Pedicini. Adesso Pedicini va, Joker Lab rientra davanti a Marek, ma alle spalle di Villa. Quindi è sempre più solitario Bertoletti. Castaldo in seconda, Villa in terza, quarto Pedicini, quinto Marek. Questa è la situazione. Ed entriamo nell'ultimo giro. Qui adesso per Bertoletti, Joker Lab, gli altri sono lontani. Simone Pedicini abbandona o rientra? No, rientra, sono preso un'altra strada. Problemi? Problemi con lo sterzo per Simone, che mi ha confidato quanto fosse pesante dopo tanto tempo dover guidare in questo modo. E andiamo a chiudere, Bertoletti assolutamente. Occhio al semaforo. Andata, andiamo a vedere cosa succede in mezzo. Silvestri, passaggio all'interno, Andrea Pedicini al Joker Lab, poi Silvestri che allunga su Brizio. Silvestri, Brizio, Massaga, Gallotta e Andrea Pedicini. Primo passaggio con Silvestri davanti. Silvestri, poi Brizio, Massaga. Davanti se possibile a Pedicini. Pedicini entra come un missile alla curva 2, poi va a toccare due volte su Alex Gallotta, che riesce a mantenere il kart in pista e va ad inseguire adesso Massaga. I primi due adesso hanno fatto un discreto vuoto, vale a dire Silvestri e Brizio. Silvestri e Brizio, sempre di tutti.
Alzaga, Calcotta. Adesso Alex Gallotta a Vassaga, siamo all'entrata dell'ultimo giro quando arriveranno sul traguardo. E tutti e due andranno al Joker. 1-1-2 Silvestri Brizio. Ma la curva poi lì è a favore di Vassaga che mantiene la posizione. Comunque la prima azione che vediamo ritorna di Gallotta nella nuova veste di Rally Crossman e soprattutto di Car Cross. La chiusura però è per i due che hanno dominato dall'inizio, Silvestri, Chiarolo e Pirocco, attenzione, Pirocco davanti, con Pirocco, poi Vignarolo, Bosotti, Pelliccione e Tiramani nell'ordine. Nessuno ancora al Joker Lab. Va largo Tiramani. Primo passaggio sul traguardo, lanciati. Pirocco, Vigna. Questa volta Tiramani, visto che era l'ultimo, ne approfitta, fa cantare al Joker, così fastidio tolto. Pirocco tiene l'interno la corda. Vignarolo, Bosotti, Pellicone, tutti lì in un fazzolettone. Arriva lungo, Pellicone va a toccare esternamente. E ha già fatto anche lui il gioco, ma oh, si gira malamente Pellicone all'uscita del Joker Lab. Strana come uscita, non da lui, non ci sembra. Non ci sembra un errore del pilota. Macchina è partita a 90 gradi rispetto a dove doveva andare, quindi è chiaro che qualcosa di strano sia avvenuto. Pirocco! Intanto la macchina di Pellicone è ferma. Quindi situazione con Pirocco in seconda, Jason Bosotti in terza, Salvatore Vignarolo. Eccoli sul traguardo. Giusto. Andata. E quindi Nicola Giacomotti che va al Joker Lab mentre sostiene
Quindi vicario, vicario e Fontana in questa marcia, Zoppetti davanti, Fontana in secondo, Pitti in terza, poi Nicola Giacomotti e vicario da Giocherwer. Esaurito il loro Joker Rap. Nicolas. Zoppetti 44 e 5 per Zoppetti, 44 e 9 per Giacomotti. Zoppetti sa che deve girare come un missile se non vuole che Nicola Giacomotti gli arrivi a ridosso per la vittoria. Per adesso ancora un discreto margine, andiamo a vedere quant'è il margine. Sì, e di fatti Zoppetti va. Secondo lo è di sicuro, si è davanti a Fontana. Poi Pitti in quarta, quinto vicario. Grande prova per adesso di Zoppetti. Nicolas va ad arrampicarsi. Zoppetti, e a vincere questa manche Gabriele Zoppetti. Come vedete Giacomotti Firenze, Nick Gallo, Gallo Stanelli, Giacomotti Firenze, Gallo e Nick Grieco, mentre Gabriele Di Pietro si toglie il fastidio del Joker Rap. Adesso andrà a manetta per i restanti tre giri e mezzo per cercare di andare a pescare Gallo su Firenze, Gallo su Firenze, Gallo su Firenze, salto da paura. Beh, non è spettacolo questo, però insomma mi sembra che ce n'è di brutto, Intanto Gabriele Di Pietro sta venendo su come un formo tennato, 54,8 con il Joker, quindi gli altri nessuno sotto i 50 per adesso. Era anche il primo giro da fermo, quindi ora i primi tre devono giocarsela. Michael Giacomotti, Marcello Gallo e Nicolo Grieco devono ancora andare a giocare. Nicolo Grieco va a giocare. Gabriele Di Pietro è in terza posizione dalla quinta, sta aspettando una rimonta eccezionale.
I primi due però ne hanno un tot. Difficile riuscire a contenere il distacco per quello che riguarda Michael Giacomozzi e Marcello Gallo. Stiamo parlando ovviamente in funzione di Gabriel Di Pietro. Andiamo a vedere. 1-1-2 vanno. Vediamo che è uscito veramente attaccato Gabriel Di Pietro a Marcello Gallo, però questa è la situation. Ed ora andiamo anche a vedere il tempo, per vedere il tempo globale di questa manche. Ricordo il 3:08.382 di Gabriele Stoppetti della manche precedente, che era il nuovo limite. Ora vediamo che cosa ci dicono i cadetti. Prima semifinale, Michael Giacomozzi di Pietro Firenze subito. Intanto distacco Formolini con Silvestri già in... Di Pietro si è girato! Di Pietro che parte, riparte ultimo, è stato toccato dietro. Quindi davanti Michael Giacomozzi, Firenze, Nicolo Grieco. Michael Giacomozzi, Firenze, Nicolo Grieco, questi primi tre. Andiamo a vederli. Michael, Firenze, Nicolo Grieco. Gallotta all'attacco di Gonzaga, questa volta ci riesce, l'aveva già tentato nella Q precedente, questa volta grandissimo attacco della S, famosa, la S famosa per un passo mitico di Alessio, fratello di Alex Gallotta, questa volta lui ha tentato il tutto per tutto con Gonzaga che è riuscito. 4-7 si è fermato sta sfiammando come pochi. Chiude Massaga e Di Pietro staccato. Come on, Steve.
stato da vedere Zoppetti, Carlo Fontana, Giacomo Motti. Giacomo Motti in crisi adesso, problemi con l'anteriore, direzione esterno, Giacomo Motti fuori, Nicola Giacomo Motti, anche se ancora in pista ma fuori dai giochi. Dopo Di Pietro, un altro tra i favoriti che rimane a piedi. Joker, quindi il vittorio di sicuro
Bossio anche e Bossotti, i tre già al Joker. Sei giri di finale. Michael Giacobossi, Gallo, poi anzi Firenze, poi Gallo. Quindi Nicolo Grieco, Pirotto, Soffetti, Michael Giacobossi. Ha dovuto alzare brutalmente il piede Fontana, altrimenti era di che farsi male. Ah, Brizio sbaglia completamente il salto, va a rigigliare parecchio. Vai con Giacomotti. Poi ha deciso Gallo di andare al Joker Lab. Continua Brizio ad avere i suoi problemi. In fondo, probabilmente l'avantreno, con tanto distanza e direzionalità, va un attimino dove gli pare, meno che dove vorrebbe il pilota. Michael Giacobossi! 44.7! Vediamo Fontana attaccare Vicario, Bosotti alle spalle di Soffetti. Gallo ha già fatto il Joker, tra l'altro. Occhio quindi a Marcello Gallo, che è in quarta posizione ma ha già fatto il Joker. Davanti a lui Nicolo Grieco. La vittoria sembra già di nuovo nelle mani di Michael Giacobossi, e va ad iniziare l'ultima tornata quando sarà sul traguardo. Quindi Michael Giacobossi pronto nuovamente a fare un altro dei suoi capolavori, ma dietro attenzione perché la battaglia è grossa. A prendersi la sesta posizione, sembrava che finisse in quarta, se non quinta posizione. Invece ha giocato molto sulla lotta prestigida tra Firenze e Gallo, ed è andato in mezzo quindi Michael Giacobossi davanti a Simone.